Definiti finti pacifisti esagitati, io rispondo con veri guerrafondai rilassati. L'Italia ripudia la guerra. L'Italia ripudia la guerra. L'Italia ripudia la guerra. L'Italia ripudia la guerra. E lo ripeto 4 volte, ma potrei ripeterlo per tutto il tempo del mio intervento. Ed esprimerebbe con chiarezza e semplicità tutto il senso della nostra posizione nei confronti di questo ennesimo passo verso la guerra e contro la pace. La nostra Costituzione non usa mezzi termini, non usa termini blandi, non sono d'accordo, non condividiamo, ma usa un termine categorico, di disprezzo, non lascia dubbi, ripudio, sdegno, schifo. La guerra, schifo, ripudio. Colleghi, cittadini tutti, ci apprestiamo a votare il rifinanziamento delle missioni di guerra all'estero e noi voteremo contro. Contro per 2 motivi. Uno, sul metodo, e questo è il motivo per cui votiamo contro non solo a questo ma a tanti altri provvedimenti del governo. Sul metodo, questo decreto è stato emanato d'urgenza dal governo e copre il finanziamento delle missioni di guerra dal 1 ottobre al 31 dicembre 2013. Oggi è il 5 dicembre 2013. È una presa in giro, signori, è una presa in giro. Approviamo qualcosa che già ha esplicato tutti i suoi effetti e che se non fosse applicato avrebbe, se non fosse approvato, effetti devastanti. Come si può pensare di mantenere operative le nostre forze militari all'estero in forza di un provvedimento emanato nottetempo che ha rischiato in più di un'occasione di decadere, vista la fragilità di questo governo che è dovuto ricorrere alla fiducia e ha avuto anche delle mozioni di sfiducia, gli scossoni ricevuti? Come si può? Un provvedimento emanato in ritardo, il 9 ottobre, lasciando per 8 giorni i nostri militari senza copertura economica, giuridica, politica, ben 8 giorni. Come si può definire un paese che manda allo sbaraglio le proprie forze armate in giro per il mondo in scenari bellici pericolosissimi, affidando la loro logistica a decreti emanati di volta in volta in via d'urgenza di 3 mesi in 3 mesi? Cosa succederà il 31 dicembre? Qualcuno ci dice, è già pronto il nuovo decreto? O ci troveremo ad approvarlo a febbraio, quando saranno finiti i suoi effetti, come ogni 3 mesi? Aprirete la valvola dell'ossigeno per altri 3 mesi con un decreto d'urgenza e ci troveremo appunto ad approvarlo, come al solito, velocemente, con una fiducia al volo. Poi l'iter, l'hanno ripetuto tutti, ma sull'iter questo decreto è stato fermo 55 giorni alla Camera. Qual è la conseguenza? Avete applicato di fatto il monocameralismo che tanto desiderate, in questo modo avete mortificato il dibattito e avete utilizzato un'unica Camera per approvare questo decreto. Forse avevate paura del confronto in aula, in tutte e due le Camere. E forse avevate paura del confronto proprio in questa Camera, che è quella che più di altre rappresenta l'eterogeneità del Parlamento, è il tripolarismo. Il ministro Franceschini ha detto che in passato questo tipo di provvedimenti passavano con l'appoggio anche delle opposizioni, anche di chi non era in maggioranza. Questo non succede più. Bene, il ministro Franceschini si faccia una domanda, ma si dia anche la risposta. Perché non succede più? Perché ora c'è un'opposizione che porta le istanze dei cittadini, perché abbiamo una maggioranza in quest'aula e un'opposizione fuori, che sono tutti gli italiani, contro questo governo che non ha più il consenso del popolo italiano. Ma andiamo nel merito del provvedimento, sui contenuti. E voglio citare, è stato citato tante volte, ormai fischieranno le orecchie a Papa Francesco, le sue parole: pace possibile, basta armi. Eccola la parola chiave, l'elemento che accomuna tutta la politica di interventismo militare, le armi. Armi che noi produciamo, armi che noi esportiamo, armi che noi vendiamo nei paesi dove c'è la guerra, ma anche dove non c'era perché ci sia la guerra, per poter intervenire noi sempre con le stesse armi e portare la cosiddetta pace. Le mine antiuomo, per esempio, già citate dai miei colleghi, che produciamo, le vendiamo e poi ci mobilitiamo per bonificare.
750.000 euro lo stanziamento per andare a fare lo sminamento di mine che noi stessi abbiamo prodotto e venduto. Usare le armi per armare la pace, dice il ministro della difesa, è uno stimolo che non accettiamo. La pace si porta con la pace, non con le armi. La proliferazione bellica porta alla frenesia dell'armamento sempre più potente, in una sorta di invidia penis. Pretendiamo di portare la democrazia con le armi, ma portiamo la guerra. Avremmo sentito raccontare dai nostri padri cosa è successo nel Vietnam. Si voleva portare la libertà in quel posto. A cosa sono servite le armi? Avremmo sentito dai nostri nonni cosa è successo in Libia e Somalia. Ora i parenti dei reduci vanno a trovare i loro defunti nei cimiteri militari. A cosa sono servite le armi? Mentre oggi le salme dei nostri figli ci tornano in patria con tutti gli onori militari, civili e religiosi, le mogli e i genitori hanno la magra consolazione di piangerli a casa loro. A cosa serviranno le armi? Le missioni militari all'estero vanno abolite. Va soppressa l'idea che missione militare possa essere conciliabile con la pace. Gli effetti collaterali che produce non vengono mai inseriti nei dibattiti politici e nei bilanci finali. Come si può sostenere che con le missioni militari all'estero esportiamo la democrazia, quando non si vuol tener conto dell'opinione degli italiani e del giudizio delle popolazioni che subiscono questa invasione meschinamente definita umanitaria? Lo stanziamento per la parte umanitaria, per la cooperazione, è meno di un decimo del totale. Qual è il modello di pace e democrazia che diffondiamo nel mondo, poi? Quella in vigore in Val di Susa? Quella dell'Ilva di Taranto? Quella di Niscemi? È questa la democrazia che esportiamo e che pretendiamo di esportare nel mondo? È forse quella dei morti sul lavoro e delle decine di imprenditori che si tolgono la vita a causa del fallimento delle loro aziende? È questa la democrazia che vogliamo portare nel mondo? Il vostro concetto di democrazia e di pace è fasullo come le facce di bronzo che esibite ai funerali dei nostri connazionali uccisi all'estero, le bare avvolte dal tricolore che queste missioni sconsiderate ci restituiscono. Missioni che non fanno altro che aumentare odio ed intolleranza. La guerra è anche qui da noi, all'interno dei nostri confini, e fingete di non vederla. Una guerra di sopravvivenza contro la miseria, la povertà, l'ingiustizia, il senso di impunità, la diseguaglianza sociale. Una guerra silenziosa e inascoltata che potrebbe diventare rumorosa ed assordante. Chiediamo quindi la soppressione dei rifinanziamenti delle missioni militari all'estero ed il ritiro immediato delle nostre truppe da quei territori. Abbiamo bisogno di risorse e uomini per rilanciare questo paese. Abbiate il coraggio e l'onestà di spostare uomini e risorse alle popolazioni italiane, un vero finanziamento di pace. Dobbiamo trasformare la spada in aratro, sempre per citare Papa Francesco, che ha anche detto: quando accadrà tutto questo, che bel giorno sarà nel quale le armi saranno smontate per essere trasformate in strumenti di lavoro, che bel giorno sarà quello, è possibile, scommettiamo nella speranza della pace sarà possibile. E concludo dicendo, citando un'altra persona che ho visto girare oggi qui come un fantasma, perché non vedo spesso in aula, l'ex ministro Tremonti, che disse che con la cultura non si mangia. Ebbene, con le missioni militari all'estero, invece, qualcuno si abbuffa abbondantemente.